Abbiamo bisogno che il Sud diventi sempre più forte perché il locomotore Italia è un locomotore unico, quindi più forte è il Mezzogiorno, più tutta l'Italia funzionerà e andrà bene. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Catanzaro in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di attività del sistema regionale di Confindustria in Calabria. Noi per il Meridione, io credo che avete visto quanto è stato lavorato sull'incremento della posta sulle ZES, insomma è stato quasi raddoppiato, no, il valore economico inserito. Ora tocca a noi come imprenditori riuscire a scaricare, a mettere a terra gli investimenti, i soldi che ci sono stati proposti dal governo. Credo che Natalia Mazzucca abbia fatto un ottimo lavoro insieme a Confindustria Nazionale, abbiamo lavorato molto col ministro Fitto per incrementare e raddoppiare ovviamente il denaro che è stato posto dal governo. Ora come imprenditori dobbiamo fare il nostro dovere e fare in modo che la crescita del Mezzogiorno possa venire grazie anche proprio alle ZES. All'iniziativa, ospitata all'interno dell'auditorium dell'Università Magna Grecia, oltre al presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, hanno partecipato il vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Natale Mazzucca, e i presidenti delle associazioni provinciali. Presenti, tra gli altri, la sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Interno Vandaferro e il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. In questi 50 anni di storia della Confindustria calabrese, credo che il nostro sistema abbia dimostrato sotto qualunque presidenza, in qualunque stagione, di aver svolto un ruolo di interlocutore indispensabile per la messa a fuoco, per l'approfondimento e per anche l'accompagnamento dei processi decisionali riguardo le politiche di crescita e di sviluppo. Il sistema imprenditoriale calabrese sta dimostrando di essere un sistema reattivo, un sistema vivo. È evidente che però bisogna creare tutte le condizioni affinché questo sistema possa crescere. Significa operare sul contesto, quindi sulle infrastrutture, soprattutto della logistica e della mobilità, sul capitale umano. Ahimè, dobbiamo evitare di perdere giovani, quelli più scolarizzati e istruiti, che sono fondamentali per l'economia del futuro, che è fondata sull'economia della conoscenza, e poi soprattutto sulla capacità amministrativa. Noi, per mettere a frutto tutte le dotazioni di fondi europei che arrivano alla nostra regione con il resto del Mezzogiorno, dobbiamo fare in modo di avere una capacità amministrativa che sia in grado di essere all'altezza delle sfide del futuro. Un anniversario importante, 50 anni di storia, una storia sicuramente molto importante non soltanto per il territorio ma anche nel quadro nazionale. La presidenza che oggi avremo, la presenza del presidente Orsini, ne testimonia l'importanza e nello stesso tempo anche, insomma, quella sinergia con il governo che ha visto messo in atto quello che il presidente Orsini aveva chiesto qualche settimana fa in occasione di Confindustria Nazionale al governo Meloni. Quindi tutte le attività poste in essere rispetto a quello che rappresenta il vero volano di ricchezza, di occupazione, perché sono le imprese a creare ricchezza e occupazione più che lo Stato. Mi aspetto da Confindustria Nazionale che ci sia una attenzione verso le possibilità che la Calabria può dare a imprenditori che volessero allocare loro iniziative produttive in Calabria. Molti sono convinti che in Calabria non si possa investire per ragioni di sicurezza. Sto preparando un lavoro che dimostra come la Calabria sia molto più sicura di tante altre regioni per quanto riguarda i reati contro le persone e contro le aziende. Dobbiamo cambiare la narrazione e mi aspetto che Confindustria Nazionale lo faccia rispetto ai propri associati. La reputazione della Calabria è stata nel corso degli anni una straordinaria barriera che ne ha impedito lo sviluppo e l'attrazione di investimenti.